MTB Gran Fondo, in collaborazione con Biotex, Underwear Innovator, Bottecchia Reparto Corse, Be Powerful. Amici sportivi appassionati delle ruote grasse, bentrovati a questo nuovo appuntamento con MTB Gran Fondo. Immagini che ci arrivano dalla Slovenia, apriamo la puntata con il Grici XCO Cross Country Internazionale da Vrtojba in Slovenia. Tanti gli italiani in gara, il centro sportivo Carabinieri con Luca e Daniele Braidot, Nadir Coledani per il team Bianchi, Gerhard Kerschbaumer per il team Torpado, Mirko Tabacchi, KTM, partenza tutta e subito una caduta per il francese Stefan Tempier. In testa rimangono in tre Nadir Coledani, Luca Braidot, Gerhard Kerschbaumer, seguiti da Nicolas Pettinat e Mirko Tabacchi. Alla fine del terzo giro, Nadir Coledani resta da solo a gestire la sua gara fino alla fine, dove va a vincere davanti a Luca Braidot e Nicolas Pettinat. Per la gara femminile a vincere è l'ucraina Jana Belomoina, che si lascia alle spalle l'italiana Martina Berta e Nicole Koller. Ancora cross country internazionale con le immagini che ci arrivano da Andorra in Liguria, provincia di Savona, per il primo appuntamento degli internazionali d'Italia cross country. Un percorso di 4 km e 180 metri di dislivello a giro, nato con la consulenza di Mirko Celestino, commissario tecnico della nazionale italiana. La prima gara di giornata è dedicata agli junior, dove a vincere è il francese Luca Martin, 17enne del team Velorock BNC, che precede al traguardo Emanuele Uez e Dorian Borg. Subito dopo è la volta delle categorie femminili Open e Juniores. La favorita di giornata è sicuramente l'altoatesina Eva Lechner, campionessa italiana cross country. Eva parte bene, imprime il suo ritmo di gara e si lascia alle spalle da subito Martina Berta e Greta Seivald. La situazione non cambia fino al penultimo giro, dove una foratura frena l'altoatesina e apre la strada a Martina Berta, che fa sua la prima prova degli internazionali d'Italia. Alle sue spalle Eva Lechner e Greta Seivald. Ah, è stata una bella gara, molto tirata fin da subito. Il percorso era molto veloce, tutto da guidare e da spingere, per cui siamo andate prima via in 4, poi il secondo giro siamo rimasti in 3 e mi sembra che al quarto giro la Eva Lechner ha allungato e lì siamo rimasti io e la Greta Seivald, e poi dopo io sono riuscita a staccarmi dalla Greta e l'ultimo giro ho avuto un po' di fortuna perché la Eva ha bucato, per cui siamo rimaste assieme e poi dopo sono riuscita a staccarla. Però è stata una bella gara, mi sono divertita tanto e è un ottimo punto di partenza per la stagione. E adesso da qua a Nales un mese per migliorare ancora e
vediamo come andrà. Sono fiduciosa, sono felice di questo inizio di stagione. Ma passiamo ora alla gara più attesa di giornata, quella dedicata agli Open e agli Under 23. Il francese Stéphane Tempier parte sicuramente tra i favoriti assieme ad Andrea Tiberi del Santa Cruz FSA e Gerhard Kerschbaumer del Torpado. Si parte e Tempier imprime il suo ritmo sin dall'inizio e si avvantaggia con Tiberi, Mirko Tabacchi, Kerschbaumer e Joele Bertolini ad inseguire. Il francese continua con il suo ritmo sostenuto, sfiancando i compagni di avventura e conquista così in solitaria il suo primo successo di stagione. Alle sue spalle Andrea Tiberi, terzo Gerhard Kerschbaumer. Quarto posto per Mirko Tabacchi. Settimo e primo tra gli Under 23, Joele De Cosmo del Trek Selle San Marco. Sì, ho già fatto una bella gara la prima della stagione in Bagnolet. Dai, a livello internazionale ho fatto 4 su un percorso veloce. Sento che la gamba era buona e oggi, dopo Bagnolet, sono venuto per fare bene. Ci sono tanti corridori forti, tutti italiani, ma ho sentito che su un percorso così un po' più tecnico, un po' più duro, ho pensato che è possibile fare la gara davanti. Sono partito molto bene, e non è sempre, sempre così, ma per una volta sono partito bene davanti. Ho detto dai, faccio la gara davanti. Ho visto che anche Gerhard, come dire, è un po' il favorito, era un po' indietro. Ho detto dai, vai subito. E ho sentito che ero bene. C'è Andrea e Mirko subito dietro. Ma ho sentito un po' la prima salita, era possibile di andare un po' più, ero un po' più veloce e sono partito là a 2 giri della fine. E dai, il mare è un po' qualche problema sulla mia forza là fino all'ultimo giro, che era un po', era chiudo la forza là, era un po' difficile, ma avevo un po' di distanza e sì dai, sono molto contento di vincere, la prima vittoria internazionale, è sempre una bella gara. E anche venire qui lì in Andorra è bello perché è un nuovo posto e come dire in febbraio, siamo in marzo ma, ma in marzo là fai 20 gradi, c'è il sole, c'è il polvere e per iniziare così la stagione è perfetto, dai. Gli internazionali d'Italia Cross Country vi danno appuntamento alla prossima tappa mentre MTB Gran Fondo continua. Nel mondo del cross country, il Centro Sportivo Carabinieri Olimpia è una realtà di assoluto rilievo in campo internazionale, con atleti di altissimo livello. Alla Cicli Olimpia di Piove di Sacco, nel Padovano, sono state consegnate le nuove biciclette che il team avrà in dotazione per il 2019. Ma andiamo subito a conoscere gli atleti, iniziando dal nuovo ingresso Filippo Fontana. Filippo è al debutto nella categoria Under 23. Io la considero questa una grande fortuna perché comunque sì, puoi avere un preparatore che per quanto bene ti segua comunque non vive tutti i giorni con te a casa tua. Io con mio papà ogni giorno mi confronto, ho un parere che viene penso da un esperto e quindi ogni giorno appunto mi confronto con qualcuno che penso ne sappia abbastanza di ciclismo, quindi tutto quello che ho raccolto finora penso sia stato comunque tanto merito suo perché mi ha sempre seguito, mi ha sempre insegnato tutto quello che so e sono contento. Io ho un programma che punta sulla crescita più che altro per gettare una base sugli anni futuri e vediamo dai, sto lavorando. I tuoi compagni di squadra sono tutti giovani ma hanno già una grande esperienza. Assolutamente, sono persone che conosco da tantissimo tempo e li ho sempre stimati. E comunque conoscerli è un conto, averci a che fare così 24 ore su 24, andare alle trasferte insieme, allenarsi a volte insieme, sono sicuramente dei grandissimi punti di riferimento. I gemelli Braidot non hanno certo bisogno di presentazioni, sono tra i più forti atleti della specialità cross country. Luca è stato olimpionico a Rio nel 2016. Nel 2018 posso essere abbastanza soddisfatto
Purtroppo sì, ho avuto molti piazzamenti, non sono riuscito a vincere una gara come avrei voluto, ho fatto secondo l'europeo, secondo l'italiano, sia cross che mountain bike. Mi è mancata un po' la vittoria. Sì, ho vinto l'europeo insieme a Filippo, con Filippo Fontana, il nostro nuovo compagno di squadra nella staffetta, però mi è mancata un po' la vittoria, ecco. Quindi spero il 2019 di migliorare ancora quel pochino che mi consenta di raccogliere una, sì, di riuscire a vincere, ecco. E quest'anno, come ho già detto prima, è importante fare punti, quindi bisognerà andare forte tutto l'anno. La gara che mi interessa un po' di più è il mondiale a settembre in America. Siamo appena tornati dalla Sicilia, dove abbiamo fatto un carico di lavoro abbastanza importante. L'obiettivo di questa stagione sarà per lo più accumulare i punti per le Olimpiadi. Quindi partiremo da subito in Grecia. Ci sono due gare a tappe, S1 e una C1. Ci sono molti punti in palio, quindi dobbiamo partire subito forte. Luca, alle scorse Olimpiadi a Rio de Janeiro hai chiuso in settima posizione, riuscendo a sopravanzare Julien Absalon. Emozioni indimenticabili per te. Le Olimpiadi sono una gara che per un atleta di mountain bike è completamente diversa. È un'esperienza in cui uno sport, diciamo, un po' minore è praticamente uguale a tutti gli altri, quindi un'organizzazione diversa, è tutto un altro ambiente, è una cosa irripetibile. Io voglio partecipare anche alle prossime Olimpiadi. Daniele, per te il 2018 è stato sicuramente un anno indimenticabile, anche fuori dai campi di gara. È stato un anno veramente ricco, anche perché sì, a livello personale mi sono sposato a ottobre con Michela, e quindi è stato la ciliegina su un anno che è andato veramente bene. La stagione, a parte questa gara in Grecia, dopo faremo l'Internazionale d'Italia, per poi iniziare la Coppa appena a maggio. Quest'anno la prima prova è a maggio, quindi da maggio in poi sarà il periodo in cui dovremo andare veramente forte. Gli obiettivi sono tutti più o meno nello stesso periodo, intorno a agosto e settembre. Qui c'è l'Europeo, il Mondiale e le due prove di Coppa che a noi piacciono di più. C'è la Val di Sole in Italia, quindi quello lì sarà il periodo in cui ci concentreremo, cioè in cui speriamo, cioè vogliamo andare forte. Alle tue spalle la nuova Olympia Boost. Che ruolo ha la bici da strada nei vostri allenamenti? Sì, siamo qua per ritirarla, infatti, sì, come potete vedere è bellissima, quindi non vediamo l'ora di usarla. Noi in allenamento lo usiamo molto nel periodo invernale per fare chilometri e mettere dentro ore di allenamento e qualità. Quindi sì, lo usiamo tanto in questo periodo qua, magari dopo il periodo più estivo tendiamo a usare di più la mountain bike, però ovviamente sì, in inverno ci alleniamo molto con la bici da strada. Nicolas Pettinà, atleta vicentino, reduce da un 2018 iniziato con problemi fisici, poi fortunatamente risolti. Io sono pienamente soddisfatto della mia stagione trascorsa, era per me molto importante, rientravo da un infortunio, malattia che mi ha abbastanza creato complicanze sia fisiche che mentali soprattutto, e era un banco di prova che non mi dava nessuna certezza, quindi era tutto un po' tutto nuovo e è stato come ripartire da zero. L'inizio è stato un po' difficoltoso, però verso aprile-maggio ho ingranato e anche con mia sorpresa ho ottenuto qualche risultato, insomma, che mi ha dato grande soddisfazione e anche soprattutto motivo di spingere ancora di più per riuscire a fare più sacrifici e quindi a puntare di poter fare qualcos'altro, come io ricordo ad esempio il mio 14° posto in Coppa del Mondo ad Andorra, che è stato il mio miglior risultato non solo dell'anno scorso ma diciamo della mia carriera finora nella categoria Elite, e con tempi da primi, quindi insomma è stato, anche se solo un'occasione, mi ha dato forza e stimolo per affrontare l'inverno con più grinta e quindi anche di conseguenza una nuova stagione che è ormai alle porte.
Punto sull'onda di questa motivazione, insomma, a migliorarmi. Adesso un po' di convinzione in più ce l'ho, spero di poter fare, di fare ancora meglio, di riconfermarmi tra i migliori nel settore, almeno qua in Italia. E ogni stagione è un po' a sé, quindi ci sono diverse paure, incertezze che si uniscono alla motivazione e alla grinta, quindi ci sarà tempo per dimostrare questo, spero di concedermelo e che vada tutto bene, perché ci vuole soprattutto tanta fortuna. Il 2019 sarà un anno fondamentale per il Centro Sportivo Carabinieri Olimpia, perché si deciderà chi saranno gli atleti a partecipare alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Diciamo, quest'anno, il 2019, inizieranno l'acquisizione dei punteggi per il ranking nazionale, perché gli atleti con i risultati nelle gare nazionali e internazionali porteranno punteggio personale, ma che poi andranno ad incrementare il punteggio come nazione, perché il regolamento prevede che le prime due nazioni nel ranking mondiale potranno presentare tre atleti alle Olimpiadi di Tokyo. Quindi il nostro obiettivo è questo, cercare di far acquisire più punteggi possibili ai nostri atleti e di conseguenza anche ad altri atleti top italiani, con la speranza che fra i tre ci possano essere due dei nostri, tra i più papabili potrebbero essere i due gemelli Braidot. Questo, diciamo, è il nostro obiettivo. Sarebbe già un successo averne uno, però due sarebbe proprio il massimo. Per quello che riguarda proprio il 2019, i ragazzi la squadra sarà impegnata come gli altri anni su tutto il calendario nazionale e internazionale, soprattutto nelle prove di Coppa del Mondo che verranno svolte quest'anno, la maggior parte dei casi in Europa. C'è solo un'edizione extracontinentale che è in America. E quindi ci vedrà impegnati in queste gare come team Centro Sportivo Carabinieri Ciclo Olimpia Vittoria, e speriamo che i ragazzi si confermino come hanno nelle belle prestazioni fatte lo scorso anno, sperando anzi di migliorare i risultati. Nella squadra quest'anno si è aggiunto un nuovo ingresso di valore, un giovane promettente nel fuoristrada che ha già fatto tanto, ha dimostrato tanto sia nel mountain bike che nel ciclocross, Filippo Fontana, figlio del nostro già tecnico Alessandro, quindi già il nome dice molto. E quindi ecco, i ragazzi adesso, i primi proprio di febbraio, inizieranno con un'attività, con delle gare in Grecia. Ci sono una serie di gare che, proprio per il motivo che dicevamo prima, per acquisire punti, perché sono delle gare classificate S1 e danno molti punteggi per ranking internazionale dell'USEAI. E poi inizieremo a fine mese con la prima gara internazionale in Italia, che ci vedrà impegnati a Verona. I ragazzi del Centro Sportivo Carabinieri potranno contare ancora sulla Full Olimpia F1X, quest'anno migliorata in alcuni dettagli tecnici. Abbiamo fatto delle piccole migliorie tecniche, tra cui guido a catena, che appunto aiuta ad avere una sicurezza in più sul fatto che non scenda mai e non si perda mai la trazione, dei piccoli accorgimenti sui fermacavi nell'uscita nel carro posteriore e proprio una cosa per i maniaci, comunque abbiamo messo tutte le viterie in una posizione che consenta l'asserraggio prima di partire, quindi gli atleti adesso, prima delle manifestazioni più importanti o comunque quando fanno il check-up alla bici, possono andare senza dover smontare guarniture o altre parti a bloccare, ad essere sicuri che il carro lavori al meglio. Per quanto riguarda le geometrie e tutto il resto dei contenuti tecnici del telaio, è esattamente quello dello scorso anno, quindi non siamo andati a variare minimamente l'approccio di ciclistica della bici. Sì, diciamo che ci siamo lasciati ispirare dai successi degli atleti e con la voglia appunto di dargli un mezzo che riconoscesse di più i colori dell'arma, abbiamo voluto inserire queste piccole note blu, che tra l'altro si sposavano molto bene con tutto il resto dell'insieme della componentistica. Abbiamo voluto appunto dargli questa veste un po' più rinnovata rispetto a quella dello scorso anno, un po' più colorata, ecco, rispetto alla precedente edizione, insomma. Inizia la stagione finalmente, vedo che i ragazzi sono tutti caldi e desiderosi di iniziare a correre. Questa è una collaborazione che dura da anni e ha intenzione di continuare.
siamo nel biennio che porta alle Olimpiadi, quindi ovviamente si scaldano i motori, insomma, si cerca, l'Olimpiade è un sogno per tutti gli atleti di tutte le discipline, quindi giustamente ci si metterà il massimo impegno, loro nella loro parte e noi come azienda nel supportarli in tutti i modi. Un in bocca al lupo a tutto il team e arrivederci sui campi di gara. Tu, la tua bici e Tech Series. Freddo, vento, pioggia, non ti fermeranno. La membrana Tech Series garantisce sempre un'elevata traspirabilità e resistenza all'acqua e al vento. Non fermarti mai. Scegli Tech Series per il tuo abbigliamento sportivo. Tech Series è un marchio Blastotex. Italian Style, since 1893. Il Team Olimpia Factory è una certezza nel mondo delle ruote grasse. Alessandro Kekutz e Marzio Deò hanno fatto la storia della mountain bike italiana. Per la stagione agonistica ormai alle porte, il team si presenta con molte novità e nuovi importanti obiettivi. Abbiamo potenziato la squadra, abbiamo due giovani molto interessanti come Jacopo, che già la scorsa stagione ci ha dato tantissime soddisfazioni, e il nuovo innesto appunto Andrea Righettini, che anche lui è un atleta che già nelle categorie giovanili ha dimostrato tanto, ha vinto parecchi titoli italiani e niente, adesso speriamo che faccia salto di qualità anche nella categoria elite, è quello che ci auguriamo. E niente, siamo qua, oggi è una bella festa. Il team c'è e speriamo in bene per questa stagione. Gli sponsor ci stanno assistendo, da primis Olimpia, poi ci sono anche nuovi sponsor che vogliono collaborare con noi per la prossima stagione, come vabbè, a parte riconfermato Elastic Interface, che è uno dei nostri principali, è entrato Tech Series, il marchio Tech Series, che da quest'anno sta spingendo molto anche con il circuito, la MAB e Dama, che ci supporta già dallo scorso anno con l'abbigliamento, poi ci sono altri sponsor che adesso non sto a nominare, però sono tutti importanti come questi. Oltre a tenere d'occhio i ragazzi, per te, Marzio, inizia anche l'ennesima tua stagione sui pedali. Sì, comincia una nuova stagione e vabbè, le primavere stanno crescendo per me, per cui è sempre più dura essere competitivo ad alti livelli, però comunque cercherò ancora sempre di dare il massimo, comunque seguendo soprattutto i ragazzi, Jacopo e Andrea, nella loro crescita. Cercherò di essere di supporto sia sul campo che fuori. Speriamo in bene. L'atleta rivelazione della stagione 2018 è sicuramente il piemontese Jacopo Billi, che quest'anno punta a riconfermarsi e migliorarsi. Sì, assolutamente, non vedo l'ora di iniziare a correre. L'inverno è stato lungo, quindi dai, finalmente è ora di iniziare, perché ci siamo allenati tanto ed è giusto anche, insomma, provarsi sui campi gara, quindi sono curioso di iniziare.
Ma la preparazione è andata bene anche grazie all'inverno, che è stato mite comunque. Sono riuscito ad allenarmi sempre bene. Chiaramente, un po' come ogni anno, non ho intenzione di partire fortissimo, quindi sicuramente le prime gare saranno un test per vedere un po' la condizione e poi cercare di migliorare da metà marzo in poi. E proprio in questi giorni abbiamo stilato una bozza di calendario e correrò spesso, quasi tutte le domeniche, fino almeno a maggio. E le gare dove mi piacerebbe fare bene sicuramente sono l'italiano di fine giugno e poi anche la Capoliveri, ma non solo, anche altre marathon, tra cui anche alcune Gran Fondo, magari anche la Valseriana del mio capitano e un po' tutte le gare, diciamo. Andrea Righettini, trentino, classe 1992, è uno dei nuovi acquisti del team. Sono molto felice di essere in questa squadra molto molto prestigiosa. E ho conosciuto i miei compagni e mi trovo già bene e quindi sono contento, non vedo l'ora di cominciare. E l'anno scorso non sono stato molto all'altezza di quello che mi aspettavo e quest'anno voglio riscattarmi e sono sicuro che in questo ambiente qua, in questa squadra, potrò fare bene. Farò un po' di tutto, inizierò col cross country già la prossima settimana con Verona e poi Andorra Internazionale d'Italia. Poi passerò a fare Gran Fondo e poi anche e ancora tornerò a fare cross country e con qualche puntata, qualche marathon. Un'altra figura storica dell'Olympia Factory Team è il trevigiano Andrea Dei Tos. Ma le prime impressioni, mi sto allenando, preparando al meglio, come so fare. E vediamo alle prime gare, saprò dirvi con maggiore precisione. Hai già in calendario qualcosa, qualche appuntamento a cui tieni particolarmente durante l'anno? Ma si parlava poco fa l'italiano in quelli da Mosano, quindi nella provincia vicino alla mia, a pochi chilometri da casa, e quello è sicuramente un puntino nel calendario. La mountain bike ufficiale dell'Olympia Factory Team è sempre la performante Olympia F1, rivista nelle geometrie del telaio ed in alcuni importanti particolari. F1 è la bici che daremo in dotazione al Team Factory quest'anno. Essendo un team prevalentemente che si adopera sulle Gran Fondo, andiamo a dargli questa bicicletta front che quest'anno è stata abbastanza, se non completamente, rivista rispetto alla versione precedente. Cosa abbiamo fatto? Siamo andati a lavorare sulle forme che, sebbene ricordano la F1 del 2018, diciamo, questa qui è stata sfinata leggermente, soprattutto nella parte dei carri posteriori, per rendere la bici più elastica rispetto a quella antecedente. Questo perché? Perché c'era un'esigenza di avere un mezzo leggermente più rilassato rispetto a quello che era la sua versione di prima. Abbiamo mantenuto lo sterzo con la forma, diciamola, di O, che ricorda leggermente il nostro logo, ma che in realtà è un doppio rinforzo nella parte anteriore. Questo consente di avere una guida molto precisa nei cambi di direzione e la bici tende a non chiudersi quando prendi forti impatti nelle discese. Il cablaggio della bici è completamente integrato all'interno del telaio, quindi non escono più i cavi in nessun modo se non per fare la loro funzione, quindi nel cambio e nel freno posteriore. C'è la possibilità, cosa interessante per chi volesse, di andare a comandare il telescopico direttamente dal remote control posto sul manubrio, senza avere cablaggi esterni anche in questo caso. Quindi diciamo è una bici che ha la massima integrazione e un ottimo strumento per chi vuole fare delle lunghe percorrenze, dei percorsi accidentati, ma non magari estremi come si può da dover utilizzare una full. Tutto è pronto per lo start della stagione 2019. L'Olympia Factory Team sarà, come sempre, ne siamo certi, protagonista.
MTB Gran Fondo, in collaborazione con... Biotex, Underwear Innovator. Bottecchia Reparto Corse. Be Powerful.